Una buona giornata alla provincia di Pavia all'ascolto. Sabato 27 febbraio, ben ritrovati all'appuntamento con Oggi in Edicola, la rassegna stampa di Pavia 1 TV in collaborazione con Agenzia Dire. Apriamo lo sfoglio dei quotidiani nazionali con il Corriere della Sera. Titolo di apertura: virus, ecco le nuove chiusure, il DPCM in zona rossa, si fermano anche i parrucchieri, salta la stagione sciistica, restrizioni fino a Pasqua, Lombardia, Piemonte e Marche in arancione, stop alle scuole nelle aree a rischio. E poi un cambio alla Protezione Civile, arriva Curcio. E poi un altro titolo in prima oggi sul Corriere: le strategie, le regioni in ordine sparso. L'editoriale di Antonio Polito, gli eterni ritorni, questo è il titolo sul Corriere della Sera di oggi. E poi andiamo di spalla, il sondaggio, la Lega al 22%, Meloni sale al 17%, per il governo la fiducia resta alta. Questa è l'analisi di Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera. Taglio centro, la svolta di Biden, reso noto il rapporto della CIA sul caso del giornalista, gli USA sull'omicidio Khashoggi, accusano il principe saudita. E poi un'altra notizia, morto in carcere a 81 anni, Peter Gotti, il boss schivo, l'ultimo dei Gambino. E veniamo a Repubblica, Bin Salman ordinò, uccidete Khashoggi, Biden rende pubblico il rapporto della CIA secretato da Trump. E poi l'attacco, Siria, aerei USA bombardano milizie filo iraniane. Ci spostiamo sulla cronaca italiana, 2 milioni di vaccinati in più, questo è il titolo oggi su Repubblica, è l'obiettivo immediato di Draghi, prime dosi a tutti e campagna che torna alla Protezione Civile, Curcio al posto di Borrelli, nuovo DPCM, riaprono teatri e cinema, Conte, la pandemia mi ha costretto a scelte tragiche, il giudizio lo darà la storia, contagi in aumento, scuole a rischio, 7 regioni le chiudono. E poi il commento di Luca Fraioli, la scienza da sola non basta. E siamo in taglio basso, l'agenda del governo, come salvare donne e giovani dalla povertà, un articolo di Tito Boeri e Roberto Perotti. Ci spostiamo sulla stampa, titolo d'apertura, le scuole chiudono, i cinema riaprono, e questo un tema che fa discutere a livello nazionale. E poi ancora autonomi e atlantici, la linea di Draghi in Europa. Ci spostiamo sull'Avvenire, l'Italia è socchiusa, Basilicata e Molise in rosso, Lombardia, Piemonte e Marche in arancione, aumentano i contagi e i ricoveri, l'Istituto Superiore di Sanità, chiusura delle scuole da considerare. E poi l'editoriale, niente tasto, cancella. Ci spostiamo in taglio centro, sull'Avvenire, Nigeria, donne senza tregua, rapite 317 studentesse. E poi ancora, e Biden manda all'Iran un messaggio esplosivo. Ci spostiamo sul quotidiano Il Dubbio. Oltre 2 anni di captazioni nello studio e sul dispositivo di un legale, penalisti intercettati, ora basta, il CSM fermi l'abuso delle procure, la denuncia della Camera Penale di Roma, violate le garanzie a tutela della professione sancite dal codice. E ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, Khashoggi fu Bin Salman, CIA contro l'amico di Renzi, rapporto Biden, le carte che incastrano il principe saudita. Invece il titolo centrale con la foto di Giuseppe Conte, la lezione, l'ex premier racconta un anno di lotta al Covid, è successo ieri durante la lezione magistralis che ha tenuto Giuseppe Conte, il ritorno di Conte, Grillo lo vuole capo, questo è il titolo del Fatto Quotidiano di oggi, prof per un giorno rivendica DPCM, salute prima del profitto e difesa dei salari, basta lobby e tecnocrati, Grillo pronto ad affidargli la rifondazione del Movimento 5 Stelle, ma lui chiede garanzie. E siamo sul Manifesto, un titolo emblematico per la fotocopertina, un film già visto, l'aumento del contagio rispetto a 7 giorni fa è del 29%, tutti i segnali lasciano prevedere l'arrivo di una terza ondata, Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Piemonte e Marche entrano in arancione. Sì del CTS alla riapertura di cinema e teatri, ma solo in area gialla. E poi messaggio all'Iran, Mosca protesta, ma sul Pentagono piovono anche le critiche. Dem, l'esordio di Biden, bombe in Siria. Taglio basso, l'ex premier a Firenze, Conte torna prof, ma studia da leader 5 Stelle.
e poi anche qui la cronaca estera sul manifesto, i libri o la vita, 300 studentesse rapite in Nigeria. E siamo sul Mattino di Napoli, incubo varianti, scuole chiuse, Campania, febbraio in classe, più 55% di positivi, De Luca, vacciniamo tutti i professori, poi riapriamo, il nuovo DPCM stretta fino a Pasqua, cinema e teatri aperti dal 27 marzo, zona rossa, stop ai parrucchieri. E poi un intervento di Mara Carfagna, il ministro Carfagna, meno diritti per il Sud, la spesa va riequilibrata. E poi il punto di Bruno Vespa, il ciclone Super Mario sui partiti. Ma non manca anche la cronaca estera, il contratto con l'Inghilterra, Zaia, ho 12 milioni di dosi ma il governo blocca tutto. E qui la relazione fra la Regione Veneto di Luca Zaia e il fornitore inglese, ma il governo ha bloccato l'approvvigionamento. E poi Conte parla da leader del movimento, Movimento 5 Stelle, il piano di Grillo per liquidare Casaleggio. E arriviamo invece all'editoriale Pantano Pandemia, le sei mosse che servono per la svolta. Taglio centro, Napoli, la rappresentazione della criminalità organizzata tra realtà e fiction, l'altare con il rapinatore al posto di San Gennaro. E poi ancora un altro titolo, Gomorra, la sfida finale tra Jenny e l'immortale. Arriviamo sul Messaggero di Roma, contagi su, l'allarme scuola, ma riaprono cinema e musei, focolai in aumento, mezzi Italia in arancione, stop seconde case in zona rossa, protezione civile, Curcio al vertice, dovrà accelerare sulla campagna vaccinale. E poi l'editoriale, partiti contro, la battaglia sulle chiusure che oscura l'emergenza. Ci spostiamo invece sulla spalla, un altro articolo di commento, nuovo corso, il cambio di marcia non più rinviabile. E arriviamo in taglio centro, stadio a Tor di Valle, la Roma si ferma, impossibile farlo, il passo indietro dopo il blocco dei terreni, si cerca la soluzione alternativa, un discorso che sicuramente farà discutere nella capitale. E poi taglio basso, la decisione degli USA al G20 presieduto dall'Italia, web tax cade il veto, accordo più vicino. E siamo invece a Rieti, l'esplosione che uccise due persone, perizia in ritardo, in procura, all'inchiesta e senza colpevoli. E siamo sul Resto del Carlino e sul Quotidiano Nazionale, ecco come ci riblindano per le feste, punto per punto la bozza del DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, le norme per bar, ristoranti, scuole, spostamenti, seconde case, ma dal 27 marzo potranno riaprire cinema e teatri, intanto Lombardia, Marche e Piemonte da lunedì tornano in zona arancione. E poi l'editoriale di Bruno Vespa, due mosse del Premier, Draghi, primo obiettivo, vaccinare tutti. E al centro la foto che arriva dalla Russia, scarseggiano Pfizer e gli altri, si spera nel vaccino di Putin, Vienna vuole comprarlo e in Italia l'AIFA apre al via libera sprint, arrivano i russi, questo è il titolo. E ci spostiamo invece nel taglio basso, una storia abbastanza curiosa, l'ultimo approdo di una modenese giramondo, una blogger a meno 18 gradi, la mia vita tra i fiordi. Arriviamo sulla prima pagina del Riformista, la morte dell'ambasciatore in Congo, Di Maio come scaiola, negò la scorta, ora deve dimettersi, questo è l'articolo di Paolo Guzzanti in apertura oggi sul Riformista. E poi un altro titolo in prima, il ritorno dell'ex magistrato, la foto è di Pier Camillo Davigo. Davigo si lamenta, i processi ostacolano le condanne. Arriviamo sulla verità di Maurizio Belpietro, non solo mascherine, all'Italia Vaticano, Leonardo, l'inchiesta sulle maxi forniture è una polveriera, intercettazione chiave tra Bonaretti e Benotti, la posizione del capo di Invitalia sempre più delicata e la foto è quella di Domenico Arcuri. E poi il primo giro di vite sui protagonisti del fallimento, fuori Borrelli, adesso tocca ad Arcuri. L'avvocato del popolo aveva messo in naftalina il ragioniere della protezione civile, Draghi l'ha giubilato e ha nominato Curcio. Ottimo, ma ora al nuovo inquilino di Palazzo Chigi spetta la scelta più importante, rimpiazzare il commissario addetto ai disastri, così la verità oggi.
e poi al centro una foto di Giuseppe Conte in università a Firenze, mentre indossa la mascherina. Giuseppe torna e usa l'università per assolversi sulla pandemia. E poi taglio centro, Falchi in volo sull'Italia, subito i vincoli UE, da lunedì sarà guerra. Dobrovolski torna alla carica sul patto di stabilità, la vera battaglia di Mister BCE inizia la settimana prossima. E poi azioni umanitarie, Biden chiude l'era Trump e riattacca con le bombe, raid contro milizie siriane. Siamo in taglio basso, sempre sulla verità, i saggi del grande scrittore inglese Orwell profetizzò la dittatura dei competenti. Arriviamo a Libero, il quotidiano di Vittorio Feltri gioca anche lui con i colori, Draghi imita Conte e richiude tutto, da lunedì Lombardia, Piemonte, Marche, arancioni, Basilicata e Molise passano in rosso, bar e ristoranti vietati, cambiano i governi, non i divieti, l'Europa dà vaccini a tutti tranne che a se stessa. E siamo invece sulla spalla di Libero di oggi, evoluzione femminile, uomo e donna non sono fatti l'uno per l'altra. Questo l'articolo, l'editoriale di Vittorio Feltri. E poi invece Pietro Senaldi, iniezioni a raffica da Londra a Israele, è il sovranismo che salva la vita. Siamo in taglio centro, per risparmiare Bruxelles cede al Covid, Burioni non si placa, la UE non capisce niente. E invece un ingegnere campano contro la Crusca, mi chiamo Terrone e me ne vanto, una notizia anche divertente, un'analisi sul valore delle parole e anche sull'identità della gente del sud. Andiamo in taglio basso, i rider in bici sono un pericolo, dotate di un motorino, chi porta il cibo a casa? E in taglio basso c'è anche un pezzo singolare di Azzurra Barbuto, abbandonate su una nave da mesi 2600 mucche in cerca di adozione. Ci spostiamo sul quotidiano del sud, bisogna costruire una società civile che spinga il gioco di squadra, il problema italiano è la convergenza, questo è il titolo d'apertura. Che cosa ci può essere di più bello di fare parte di un grande progetto che rimette al centro i nostri giovani per un politico che ha passione, chiede il quotidiano del sud oggi in prima. Che cosa ci può essere di più bello di far parte del gruppo che cambierà l'Italia per i prossimi 30 anni? Chi pensa che facendo squadra ci guadagna solo Draghi sta sbagliando tutto, perché viceversa ci guadagnano tutti. E poi siamo in taglio centro, il caos generato dai governatori, regioni, pasticcio autonomia nel flop della variante scuola. E ancora una notizia che certo farà discutere, la denuncia, va ripensato il Servizio Sanitario Nazionale, Medici del Sud, il recovery plan sulla sanità è da riscrivere. E veniamo alla cronaca sportiva, Corriere dello Sport, Fonseca va tenuto, Ronaldo ha fallito, la Juve, Conte, lo Scudetto, il calcio italiano, la versione di Cassano, una esclusiva del Corriere dello Sport di oggi, Roma favorita col Milan, Cristiano preso per la Champions, un flop. E andiamo sulla Gazzetta dello Sport, Lautaro, solo Inter, questo è il titolo di apertura di oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma non manca, attenzione anche rispetto a quello che succede in casa Ferrari, la Ferrari si dà la carica, meno errori, più allegria. Così oggi sulla Gazzetta e siamo su Tutto Sport, Lazio Toro, lite da tribunali e poi ancora Covid ai giochi solo se vaccinati. E il titolo che campeggia invece al centro della prima pagina di oggi, Pelé, sono qui, stasera Verona-Juve, Ronaldo punta Orei, due reti e lo raggiunge, Pirlo in emergenza totale, 8 convocati dall'Under 23 e qui 765 gol, 767, la differenza reti fra Ronaldo e Pelé. E poi Inter, Suning rassicura, Zanetti torna capitano. Notizie anche da casa Milan, Pioli, l'ora decisiva è dura anche in Europa. E siamo alla cronaca locale, la provincia pavese, Lombardia arancione da lunedì, i dati del monitoraggio sui contagi, stessa sorte per il Piemonte, mentre la Liguria passa al giallo, cambiano le regole, sta per arrivare il nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo, Fontana, basta con questo stilicidio. Salgono a 26 in provincia i comuni sotto osservazione per la presenza della variante inglese. E poi piano vaccini, ATS ora chiede il sì al personale della scuola.
Una storia emblematica invece che arriva da Voghera, ragazzo disabile bloccato dall'auto e la madre chiama i carabinieri, troppi indifferenti e maleducati, davvero una vergogna come ci si comporta nei confronti dei disabili creando barriere invalicabili. E invece arriviamo a Pavia, si parla ancora del cedimento, sia al rientro per i residenti di Tre Palazzine, gli sfollati in albergo, troppe spese ed è il caso dei cedimenti delle case Aler che hanno determinato una vera e propria emergenza abitativa. Siamo ancora a Pavia, Biblioteca Santa Clara, il trasloco è confermato. Così la provincia pavese di oggi, grazie per essere stati con noi, buona giornata con la programmazione di Pavia 1 TV, oggi in edicola, torna puntuale domani alle 8.